Sì, Viborni che lotta anche lui per il titolo. E Ceverni, guardiamo, partito male Amatori, partito benissimo Ceverni dalla seconda fila. Ma la Gritine Slop riesce a tenere la seconda posizione. While Lucas Ceverni has to retire in the first corner, the Czech driver with Skoda back to the lead with Matti Frostin, Ritenazo, Otaka Viboni. Ceverni fermo, adesso poi Fortuna riparte, quindi Ventura che può proseguire la sua battaglia, anche se chiaramente una battaglia da solo, insomma. Gli altri se ne sono andati davanti, ovviamente abbiamo Viborni che non ci starà. All'attacco della Gritti Nesdorf, sta cercando di passare all'interno, prova a staccare, invece non la incredibile, abbiamo visto nel senso della battaglia, poi speriamo di essere smentiti completamente, perché ieri abbiamo visto che già il buon Ian Bartosz se la giocava decisamente con i migliori. Werner Gürsen ha fatto un'ottima prova, intanto Vavra riesce a sopravanzare Kühne e a
portarsi in quarta posizione. Ah, ecco cos'era la Puma che ho visto ieri. Era un risotto. Ma ho capito. Sì. Cioè, conta che era a 100 metri di distanza, quindi ha detto, boh, sarà una tigre. Non ce n'era bisogno. Ha già un secondo e sette di vantaggio in questo momento sul nostro Kürschler. Poi, terza posizione, abbiamo Schulz, Papa e Kuhn chiude le fila. Quindi il secondo passaggio sarà interessante adesso vedere il ritmo di Jan Bartos rispetto a quello della manche precedente di Furatskin, per avere un'idea sul tempo. Furatskin è riuscito a girare in 44, vediamo il primo giro lanciato di Jan Bartos, cosa ci dice? 46 è aumentato da 1,7 a 3,1. Chiude in ultima posizione per adesso. Jan Bartos is the leading group, isn't he? Jack Revoli grabbing his coat out of Bertrand Reddit, 99 in front of Walter Gusler from Italy. Si è girato Mavra, che adesso riparte. Mavra has made a small mistake, alerting Sven Kuhnert to took back his fourth place. On the third place is still Eddie Schulz, representing Germany, number 222. L'entrata di Mavra era leggermente troppo lunga all'entrata della curva 3, si è messo di traverso, ha fatto un 3,60, poi è ripartito immediatamente. So Sven Kuhnert has made a small mistake, then it's loads. Pavel Vavra to took back the third place, while Eddie Schulz has to retire. Jan Bartos leading in front of C'è un attacco intanto momentaneo di Werner Gürschler, che girando più veloce e facendo il miglior tempo sul giro, il nostro Werner è riuscito ad togliere 4 decimi di distacco da Bartos, avvicinarsi, lo vediamo anche ad occhio. Raga, è mattina, easy. Werner Gürschler che è ci mattina, sta provando, peccato in ogni caso per Schulz e anche per Kuhn, soprattutto Schulz, che mi sa che l'avventura la molla lì e non sarà probabilmente della partita con la terza serie di hit. Intanto l'arrivo non in volata, ma comunque di Jan Bartos con alle spalle Werner Gürschler.